생각하지. Buon pranzo a tutti e un buon pomeriggio e buon Ferragosto e buone feste fatte a tutti. E buone feste fatte. Ora mi racconto la mia situazione nel calciomercato e poi lo confrontiamo i 30 anni di questo mese perché ho troppi impegni e quindi non posso fare video. Quindi mi raccomando, perché questo è l'ultimo video che farò. Quindi in 19 giochiamo noi e poi approfondiamo di tutto quello che sarà in chiave di calciomercato, perché in queste ultime ore ci sono anche due coppe molto importanti, quello in centrocampo e nell'attacco, più nella difesa. Ok, perché ci dobbiamo prendere a questi due qua, tipo a Nico Gonzalez, perché con mio sogno vuole cercare l'ok del suo giocatore in partenza di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juve, ok? E questo è il primo passo avanti, perché ci sta l'ok del presidente della Fiorentina che vuole andare Nico Gonzalez alla Juve. Quindi questo è il primo acquisto, che non è l'ultimo. Poi c'è quello di Copa Miners che deve dire ok sulla cessione di Teun Copminers, quello di Percassi nella società, perché ha fatto imbrogli su imbrogli quest'anno e vediamo noi che cosa saremo capaci di fare. Quindi si accetta circa 40 milioni più 5 di bonus fino a 4 di bonus più 3 milioni e mezzo a stagione. Quindi questo è quello che sia chiaro per il centrocampo. Poi quello di Sterling lo stesso da Chelsea alla Juve, ok? E di questo io mi fermo perché non ho ulteriori notizie. Però la prima notizia è arrivato in questo momento qua, perché dobbiamo prendere forma su questo prima dell'inizio del campionato, perché oggi pomeriggio si parte con Genoa Inter e poi in serata di lunedì chiudiamo in bellezza con la di Juve Como, quello che ho detto. Quindi ho solo questo da dire e basta così. Quindi
Quindi è così, ok, mi hanno detto. E non aggiungo 4. Però aggiungiamo Chronic Kalulu, Damianan, Tony Prestitoria Rosso e quelli dei prestiti tipo Amelie Angenua. E mi retti pure verso Angenua perché vuole far grande. E Clem Genuano. Quindi questo è tutto quello che ho da dire sul calciomercato e Guido Monzon alla Fiorentina. Quindi questi sono tutti i nomi provenienti. Va bene? E concludiamo con quei pagliacci di Milano, quelli che non hanno capito che Gudmundsson è arrivato alla Fiorentina, perché è così. Perché loro sono il male del calcio italiano, perché voi siete vergognosi, perché l'anno scorso avete vinto, ma con 40 favori arbitrali. Quindi siete vergognosi prima voi. Cari prescritti e cartonati in Italia, quello che siete sempre stati. Va bene? Perché voi non sapete cattare giocatore. Senza neuro non sapete cattare mese, lo sa? Quindi, iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche. Per non prendere i prossimi contenuti e lasciate un like e un vostro commento sulla situazione nel calciomercato e quant'altro e negli altri club, tipo il Sassuolo, Piemonte, Cinzia Pinamonti e Berardi, più un altro, tipo a quell'altro Paranicato. Paracli, Tibaclo Paranicda, Nord-Oriente. Quindi speriamo che venga alla Juve. Quindi ci sono tutte queste cose e non aggiungo altro. Ma ricordatevi che io sarò qua a difendere la mia Juventus e quindi questo è tutto. Da mondo del mercato sia nelle altre squadre che per la Juve oppure da Napoli, ok? Perché chi sarà cercato proprio dalla Roma o a Milano, che per me va alla Roma, sono sicuro che Chiesa va lì e Dybala all'altra squadra d'Europa. In Asia, ok? Quindi io mi saluto con questo video e sempre fino alla fine.